un po' comoda, seduta sul divano. Allora, questa volta volevo parlarvi dei progetti, dei programmi che ho per il canale per il 2011. Allora, io ho raccolto su questo fogliettino smilzo un po' di appunti, però aspetto il vostro feedback, nel senso che se alcune cose non vi interessano proprio, ditemele, le boccio e non se ne parla più. E se invece ci sono delle cose che a me non sono venute in mente, che però a voi interesserebbero, ovviamente ditemelo e io farò del mio meglio. Allora, dunque, cominciamo a parlare un pochino di make-up. Allora, io ho visto che i video che sono stati più guardati in assoluto sono quelli che riguardano il discorso della palpebra cadente e anche la parte che riguarda il discorso dei correttori. Per cui volevo approfondire un attimino questo discorso. Beh, per l'uso dei correttori li avevo soltanto fatti vedere così, i miei correttori Avène che continuo ad utilizzare. Volevo proprio farvi vedere, quindi farmi vedere struccata, ecco, questo lo boccerete, farvi vedere proprio come vanno a lavorare su tutti i rossori, su tutte le imperfezioni che ho, perché ne ho davvero tante, però grazie ai correttori non spariscono, però insomma sono un pochino più presentabile, ecco, mettiamola così. E quindi mi piacerebbe farvi vedere come faccio la mia base, come utilizzo concretamente questi correttori della linea Avène che io utilizzo. Per quanto riguarda invece il discorso della palpebra cadente, io ho un'idea che però prima di mettere in pratica devo ancora studiare un pochino, e questa è fondamentalmente la ragione per cui ho ordinato quel libro di Stefano Anselmo che sto ancora aspettando. E praticamente volevo scopiazzare dei trucchi che fanno quelle brave, insomma, da Clio, Make Up Delight, o Kiss Me Up, o Meren, Black Star, insomma, quelli che mi sono piaciuti, che io poi utilizzo realmente, quindi provo a copiare le di Mija anche, che poi provo a copiare e farvi vedere a voi come li modifico, diciamo, sulla mia palpebra, che è una palpebra cadente e che quindi non posso fare tutto quello che fanno loro. Vi dico, per questo, se vi interessa l'argomento, ma penso di sì, perché comunque è davvero stato molto gettonato, quindi credo di non essere proprio la sola ad avere questo problema, penso che siamo in tante. E così, però vorrei prepararmi un pochino, ho chiesto anche aiuto a un paio di youtubers che mi facciano vedere, insomma, cosa farebbero loro se avessero la palpebra cadente, perché non ce l'hanno, e per una non ho grandissime speranze nell'immediato, per l'altra invece, insomma, ho buone speranze che mi dia una mano. E questo è così il progetto che riguarda il make-up. Poi farò un video sulle mie unghiette, che sono tornate, a parte il pollici, assolutamente splendide, e qui farò un video perché devo ringraziare un po' tutte voi che avete lasciato i commenti sulla review che avevo fatto sulla Mavala, perché ho fatto un mix di consigli che mi avete dato, poi mi sono informata su internet eccetera e ho messo un programma utilizzando tra i consigli vostri, i consigli della nonna e alcuni prodotti, e il risultato è stato davvero ottimo nel giro, tra l'altro, di breve tempo. Quindi volevo farvi vedere, insomma, l'aiuto che mi avete dato, cosa era poi il risultato in pratica. E da questo punto di vista, sì, le review on the road attualmente non sto sperimentando prodotti nuovi e non ho in programma di farlo, però se voi avete un prodotto che vorreste vedere, io non ho problemi a farlo. O ne ho, a dire il vero, uno piccolo, una review, un prodotto che promette miracoli in mezz'ora, e allora lo proverò e farò il video in quella mezz'ora e vedremo cosa succederà. Non ho grandi speranze, però lo faremo, questo prodottino è lì che aspetta di essere usato. Allora, poi volevo però parlare anche di altre cose sul mio canale, visto che io non sono un'esperta di make-up, non sono un'esperta di niente, ma non sono un'esperta di make-up. Volevo comunque variegare un pochino il canale. Allora, qualcuno di voi mi ha chiesto se potevo rifare qualche ricetta al microonde. Allora, torneranno gli aiutanti, per il momento avevo fatto solo vedere il forno a microonde, in realtà io la tecnologia in casa mia non manca. Ho tutto,
o il bimby, o il robot che pulisce per terra, o il forno a microonde, o una aspirapolvere super fantastica, la Dyson, quella che è. La tecnologia a casa mia non manca. Io dico a mio marito, se tu mi prendessi un filippino, tutti questi soldi, tecnologia, li risparmieremmo. Ma lui non è d'accordo. Ha proposto la Filippina, però. Ma lì non sono stata d'accordo io. Comunque, volevo farvi un po' vedere anche questi altri aiutanti che ho e proporre qualche altra micro cosa col microonde, perché anche quello è stato un video che è stato piuttosto gettonato. Per cui, se vi interessa, farò qualcosina così spicciola ogni tanto, quando magari qualcuno a cena, così organizzo e faccio un piccolo video su come uso il microonde. Volevo invece aprire una mini rubrica, chiamiamola così, di, non ho ancora trovato il titolo, comunque l'idea è il libro che ho, che sto leggendo, che ho finito di leggere, che quindi avevo sul comodino. Non saranno recensioni vere e proprie, perché io non sono in grado di fare recensioni. Io la scrittura di un autore, le introspezioni dei personaggi, non le so fare. Io sono impulsiva, a me un libro o piace o non mi è piaciuto per niente. Posso anche darvi delle ragioni perché non mi piace, mi piace o non mi piace, però saranno veramente delle considerazioni, ecco, non recensioni ma pure considerazioni sul libro che ho letto. Attualmente ne ho uno che ho appena finito, quindi penso che questo lo inizierò a breve. E sempre, diciamo, legato al discorso del leggere, volevo parlarvi di un progetto che si chiama Nati per Leggere, che probabilmente al 99% di voi non interesserà, però magari qualcuno che passa così può interessare, che secondo me è molto importante. Io l'ho applicato con i miei bambini, lo sto applicando sanissima, e volevo portarvelo a conoscenza se già non lo conoscete. Poi non mancheranno le mie collaborazioni con il canale Libri Vivi, quelle, a dire il vero, non si sono mai fermate neanche durante questi mesi difficili. Vi lascio il link del canale Libri Vivi se volete andare a vedere che cosa combiniamo, e nei miei preferiti trovate le mie interpretazioni, sia dei Tre Uomini in Barca, che dovrebbe uscire l'ultima puntata in questi giorni, Il Fantasma di Canterville, che invece abbiamo già terminato. Poi troverete sempre tra i miei preferiti, se non avete avuto modo di vedere, I Nostri Auguri Natalizi, in cui cantiamo. Allora, gli altri sono bravissimi, io faccio assolutamente pena. Nell'ambito delle pagliacciate ho partecipato anche con molto piacere al video di auguri di buon anno invece di YouTube Magazine, tanto così per non perdere neanche un'occasione. E poi vedrete un video strano, spero, mi auguro che lo vediate, lo vedrete anche a breve, perché conto in questi giorni, insomma, di vacanza di poterlo fare, che sarà un video in spagnolo in cui io leggerò un brano, sarà un qualcosa di breve, tipo un paio di minuti, leggerò un brano in spagnolo, perché volevo partecipare a questa grande impresa che c'è su YouTube, organizzata dall'Accademia della Lingua Spagnola, di leggere il Don Chisciotte, e quindi volevo partecipare. Il video sarà sottoposto ad approvazione, quindi non è detto che poi me lo pubblichino, però rimarrà sul mio canale. Allora, io con questo credo di aver esaurito, il foglietto l'ho esaurito, sì. E, però aspetto appunto il vostro riscontro. Se voi volete che io faccia delle cose che non ho proposto, che non ho pensato, o se volete che qualcuna di queste le lasci proprio da parte, ben volentieri, sono a vostra completa disposizione, visto che siamo sempre all'inizio dell'anno. Ancora tanti auguri di buon anno, ciao.